questa scelta, no? Di utilizzare un tipo di carta, una qualità di carta migliore, riciclata, eccetera, o insomma usare le tecnologie che sono all'avanguardia per quanto riguarda il risparmio energetico, ha costato di più all'azienda, cioè in termini di costo ci avete rimesso o l'avete considerato un tipo di investimento per il futuro? Beh, sicuramente il costo è maggiore perché questo tipo di carte ha un costo leggermente maggiore di quelle tradizionali, però noi ritenevamo che fosse una linea giusta da portare avanti proprio per questo discorso dell'ecosostenibilità che è diventato un modo anche di un plus per l'azienda, quindi vogliamo venderci meglio ai nostri clienti dando un prodotto che sia anche ecosostenibile, di qualità ma ecosostenibile, anche se questo indubbiamente ha dei costi leggermente superiori. Io credo che però sia un problema solo momentaneo, perché con lo sviluppo delle nuove tecnologie sicuramente si arriverà anche a avere dei vantaggi economici nel senso dei risparmi poi successivi alla stampa, quindi nella confezione e nelle altre operazioni si può trovare dei risparmi che compensano il maggior costo della carta. Noi qui oggi parliamo di aziende che appunto nelle loro scelte aziendali considerano anche la tutela d'ambiente. Il settore, tradizionalmente il settore della stampa, è sempre stato considerato un po' inquinante, no? Beh, perché la stampa tradizionale in effetti utilizza degli acidi per sviluppare le lastre, utilizza dei materiali poco ecocompatibili indubbiamente. Questi nuovi sistemi di stampa digitale invece si basano su delle tecnologie molto innovative che evidentemente inquinano molto meno di quelli precedenti.